Che sentimentale. Sapete, non rimanevo così senza fiato da quando un pezzo di moussaka mi è rimasto in gola, Siete un pubblico o un mosaico? Ehi, come andiamo? Sei in forma, bel vestito. Allora, Ade, alla fine ce l'hai fatta. Come va nell'oltretomba? Beh, non c'è malaccio, sei un po' tetro, un po' buio e come sempre, pieno di gente morta che vuoi farci. Ah, ecco il piccolo spruzzo di sole, il gioiellino. E c'è un lecca lecca per il nostro alloco. Ecco qua, tu. Tu, Ade, non fare sempre il cadavere. Unisciti ai festeggiamenti. Vorrei tanto, amore. Ma a differenza di voi dei che fate salotto quassù, io purtroppo ho un lavoro a tempo pieno che tu caritatevolmente mi hai conferito. Zeus. E panico? Oh, a rapporto, signore! Bene, bene, bene. Informatemi non appena arrivano le barche. Ah, sono qui! Cosa? Le barche sono qui e non me l'avete detto? Siamo dei vermi! Verminosi! Promemoria, promemoria per me. Mutilarvi dopo la mia missione. Signore, mi dispiace tanto di... Ritardo! Già lo sapevamo! Noi sappiamo ogni cosa! Passato, presente e futuro. L'idromassaggio andrà alla grande. Bene, comunque sono andato a questa festa e ho perso il senso del tempo. Lo sappiamo! Sì, lo so che lo sapete. Dunque, ecco i fatti. Zeus, mister importanza, mister ehi tu, fuori dalla mia nuvola. Ora ha una pimpante... Pimpante di colpesse! Lo sappiamo! Lo so! Che lo sapete, lo so, ho capito. Ho afferrato il concetto. Oh, mi dispiace. Tempo, posso farti una domanda? Per caso, ti sei tagliato i capelli, sei favolosa. È così, insomma, sei più brutta della morte. Poi Zeus, un dì fiero, finalmente cadrà. E a te, Ade, il potere andrà! Sì, Ade regna! Un piccolo monito giunge infine. Come, scusa? Se Ercole combatte, per te è la fine. Cosa? D'accordo, d'accordo, sono calmo, sto bene. Guava. Parli del diavolo. Meg, mio fiorellino, mio uccellino, mia piccola mega dorata. Cosa? Com'è quel nome che hai detto? Ercole. Fa la parte dell'ingenuo di campagna, ma io l'ho smascherato in meno di un soffio di eolo. Così vi eravate occupati di lui, eh? Stecchito come uno stoccafisso. Non furono le vostre esatte parole. Sono sul punto di riorganizzare il cosmo. E l'unico bietolone che può impedirmelo si fa le sue scampagnate nei boschi! Ehi, due pollici bene bene in alto per la protagonista. Che bocconcino, che bambola. È stato un incontro acceso. Bel colpo, maestro. Quel tipo è incredibile. Io gli lancio contro tutto quello che ho e non c'è niente che... Cosa sono quelli? Non lo so, mi sono sembrati così eleganti. Io ho 24 ore per liberarmi di questo buffone. Ho l'intero piano che sto preparando da 18 anni. Se ne va in fumo. E tu indossi i suoi articoli firmati! Siete? Vedi, lui deve avere una debolezza, perché tutti al mondo hanno una debolezza. Insomma, per Pandora fu la storia della scatola, per i troiani, ehi, puntarono sul cavallo sbagliato, è chiaro? Ehi, come butta, Meg? Trovati un'altra ragazza, io ho chiuso. Scusa, ti dispiacerebbe ripetere quello che hai detto? Dovevo avere un pezzo di zolfo nell'orecchia, che so. Allora qualcosa... leggi le mie labbra, scordatelo. Meg, 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 la mia cara dolce illusa sottoposta. Non ci stiamo dimenticando un piccino piccino, sebbene cruciale, dettaglino? Forza mia! Ba-boom!
Sono Ade, il dio dei morti. Ciao, come andiamo? Ehi, mi servono 2 secondi, faccio in fretta io. Vedi, ho un grosso affare in pentola, una speculazione immobiliare, diciamo. E Erk, diavolaccio, posso chiamarti Erk? Lo balliamo, ci baciamo, ci scateniamo, torniamo a casa felici. Che ne dici, avanti? Sarà fatto del male alle persone, vero? No, insomma, c'è la possibilità, succede. Ecco, è la guerra, che posso dirti? Comunque, che devi a questa gente, eh? La tua Meg, questa faccina sbacciucchina, non è più importante. Senti, non ho molto tempo per portarla alle lunghe. Sono impegnato, ho dei programmi per il 2000. Mi serve una risposta ora. E forse ti conviene... Beh, ardo per la fretta. C'è un intero cosmo lassù che vi aspetta. Con, ehi, il mio nome sopra. Fratelli! Titani! Guardatevi nelle vostre squallide prigioni! Chi vi ha messo laggiù? Zeus! E ora che vi do la libertà, qual è la prima cosa che farete voi? Distruggerlo! Esatto. Ragazzi, l'Olimpo sarebbe per di là. Chihuahua! Zeusino, sono tornato! Ade, tu hai organizzato questo? Avete indovinato, signore! Prendeteli! No, prendete lui! Non me! Lui! Seguite il dito! Lui! Idiota col cavallo! Ragazzi, alzate i deretani da titani e arrossate qualche olimpica chiappa! Chi mi ha spento i capelli? Oh, mi era sfuggito di mente. Sarai morto prima di arrivare a lei. Non è un problema, beh! Non è possibile! Non puoi essere vivo! Dovresti essere un... Dio! Ercole, fermo! Non puoi farmi questo! Bene, me lo sono meritato. Erk, possiamo parlare? Tuo padre è un simpaticone, giusto? Perciò magari se tu ci metti una buona parola, lui spazzerà via questa storia in un lampo, capisci? Meg, parlaci tu qualche sbacciocchino, eh? E andate via! Non mi toccate! Levatevi queste sudice anime di dosso! Mi sento un po' scarico!